torniamo alla pittura veneta del 400 con la Pietà di Giovanni Bellini, dipinta forse negli anni 70 del 1400 o forse ancora nella seconda metà degli anni 60, come hanno proposto i restauratori quando hanno riparato pochi anni fa la crepa, ancora abbastanza evidente, nel supporto di legno del dipinto. È un'opera importante dell'inizio del Rinascimento, dove si trovano degli elementi caratteristici. Innanzitutto vediamo i tre personaggi raffigurati in un unico spazio che interagiscono tra di loro. Al centro la figura di Gesù, il suo corpo è senza vita ed è stato deposto dalla croce. Accanto a lui Maria e Giovanni, che avevano assistito alla crocifissione. In questo dipinto Giovanni Bellini è particolarmente attento a rendere gli stati d'animo, le emozioni, a partire dal rapporto intimo tra la madre e il figlio. Maria infatti è vicinissima a Gesù, quasi lo sostiene con il suo gesto. Di Giovanni vediamo invece il dolore, ha infatti la bocca socchiusa, gli occhi gonfi e arrossati. Contribuisce a questo effetto di insieme il paesaggio sullo sfondo, che è ancora molto minuzioso nei particolari, ma dove il cielo assume un ruolo importante. È dipinto infatti con una tonalità cupa, livida, grigiastra, che quindi va ad intonarsi perfettamente con la tristezza, la drammaticità della scena in primo piano. E quindi qui capiamo una caratteristica che poi rimane importante in tutta la pittura veneta successiva, cioè l'uso del colore e dell'elemento naturale attraverso il colore con una funzione espressiva. Se notate, la figura centrale, quella appunto di Gesù, è resa con un grande realismo anatomico. Vediamo proprio tutti i dettagli della struttura del suo corpo, della muscolatura, addirittura delle vene. Lo studio dell'anatomia è un altro degli elementi importanti della pittura rinascimentale. Osservando proprio il braccio di Gesù, vediamo che Giovanni Bellini l'ha dipinto che scendendo si va ad appoggiare ad un davanzale di marmo scorciato, quindi è un elemento solido, tridimensionale, che dà concretezza all'immagine e che al tempo stesso separa un po' lo spazio dell'osservatore da quello del dipinto. È come se noi vedessimo la scena attraverso una finestra aperta sul mondo, e quindi è questa idea di prolungare la realtà attraverso l'immagine dipinta, che è una delle definizioni anche teoriche che si trova riguardo ai quadri del Rinascimento. Partiamo da quest'opera per arrivare ad un'altra famosissima di pochi anni successivi, che è Il Cristo Morto di Andrea Mantegna, anch'esso conservato alla Pinacoteca di Brera, nella stessa sala della Pietà di Giovanni Bellini. È un'opera in cui si riscontrano diverse somiglianze con quella appena osservata, a partire dal realismo dell'anatomia, dal realismo anche della resa del dolore delle figure accanto, e anche dalla scelta particolare dei colori, quindi una gamma limitata di tonalità neutre, quindi ancora con una funzione emotiva ben precisa. L'opera somiglia alla precedente anche per il soggetto, perché anche questa di fatto è una scena di pietà, di compianto, con il corpo del Cristo appunto ormai senza vita, deposto dalla croce, che viene raffigurato sdraiato sulla cosiddetta pietra dell'unzione, dove vediamo che le ferite ai piedi e alle mani in particolare sono già state lavate e pulite dal sangue. Si vede infatti in fondo di fianco al cuscino anche il vasetto degli unguenti che servivano per preparare il corpo alla sepoltura. Oltre al corpo di Gesù, che domina la superficie, quindi insomma è assolutamente il protagonista, anche qui però ci sono le figure dei dolenti: Giovanni, Maria e probabilmente la Maddalena, che si vede solo per metà. Anche qui Maria non è la donna giovane e bella che siamo più spesso abituati a vedere nei dipinti, ma è la madre ormai anziana di un uomo adulto, e quindi c'è un particolare realismo anche in questo elemento. Ecco, le
somiglianze non ci stupiscono perché appunto Mantegna e Bellini, entrambi pittori veneti, si conoscevano, erano anzi imparentati perché la moglie di Andrea Mantegna era la sorella di Giovanni Bellini. Fin qui le somiglianze, ma evidente anche una differenza fondamentale, che è la composizione, il punto di vista adottato, quindi non di presentare i personaggi visti frontalmente rivolti verso il pubblico, ma invece la scelta di scorciare con grande audacia il corpo di Gesù e di raffigurarlo in uno spazio che si sviluppa in grande profondità. Se guardiamo i lati della pietra dell'unzione, vediamo che addirittura escono dal primo piano, dai limiti del dipinto in primo piano, e poi vanno a convergere, a stringersi verso il fondo, dando quindi al nostro occhio l'illusione della profondità, della tridimensionalità dello spazio. Mantegna con questo effetto ottiene un'altra illusione, cioè i piedi del Cristo sono sempre rivolti verso chi guarda, verso l'osservatore, e quindi c'è un'immedesimazione anche in questo caso molto forte con l'opera. Opera quindi sperimentale e originale dal punto di vista compositivo, lo è anche in realtà dal punto di vista della tecnica, perché è una delle prime opere in Italia dipinte su tela, un supporto nuovo per la pittura. Il colore, lo si vede ancora meglio dal vero, è particolarmente opaco, quasi gessoso, perché il colore è molto leggero, molto fluido, è un guazzo, cioè per intendersi una tecnica che è più simile all'acquarello e quindi diversa dalla pittura a tempera fino ad allora utilizzata e alla pittura ad olio che nel frattempo si diffonde, che aveva un effetto molto più smaltato, più brillante. Quindi delle scelte originali per sperimentare anche i nuovi materiali che probabilmente sono dovute al fatto che questa è un'opera destinata alla devozione privata dell'artista stesso. Perché lo sappiamo? In realtà lo deduciamo dal fatto che il Cristo morto è citato nell'elenco di beni che passano in eredità alla moglie quando Mantegna muore e che quindi si è trovato in casa sua, nel suo studio, fino alla fine della sua vita. E quindi possiamo spiegare la maggiore libertà dell'artista per il fatto di non aver avuto in questa occasione un committente da soddisfare.